Allora, buon pomeriggio a tutte, ben ritrovate. È l'ultimo incontro, quello di oggi, del percorso formativo promosso dalla Consulta delle Lette, che come vedete si chiude in vista anche della ricorrenza del prossimo 25 novembre con i progetti e le azioni della Regione Piemonte a tutela delle donne vittime di violenza. Io vi ho consegnato due schede. La prima è quella di valutazione dell'incontro di oggi e l'altra è una scheda invece di valutazione dell'intero percorso formativo. Nella seconda facciata avete la possibilità di indicarmi eventuali temi di approfondimento di cui terremo conto in vista di una nuova riprogrammazione del percorso. Volevo presentarvi un attimo le colleghe, che sono la dottoressa Caprioglio e la dottoressa Gallasso, che sono colleghe della Giunta regionale della Direzione Politiche Sociali. Prego. Grazie, buongiorno a tutte. E siamo qui, la mia collega ed io, per provare a illustrarvi in termini abbastanza sintetici, però naturalmente poi con gli approfondimenti che riterrete opportuni, un po' tutti gli interventi e i progetti che la Regione sta portando avanti da alcuni anni per la tutela delle donne vittime di violenza. Noi lavoriamo alla Direzione Politiche Sociali e naturalmente la nostra direzione non esaurisce, non è l'ambito che esaurisce tutte le competenze della Regione in questo settore. Vi daremo anche alcuni riferimenti ad altre importanti iniziative che i colleghi delle altre direzioni stanno portando avanti in questo settore e naturalmente anche i loro riferimenti e riferimenti al sito internet, dove potete trovare delle informazioni in più su queste altre aree di intervento specifiche. Se per voi va bene, potremmo appunto incominciare un po' questa illustrazione, però naturalmente per tutte le domande, per tutti gli approfondimenti che ritenete opportuni, potete interrompere, potete chiedere, oppure magari man mano che esauriamo i vari argomenti possiamo anche fare una piccola sosta e vedere se ci sono delle domande. Allora. E queste slide che noi vi proponiamo sono state elaborate appunto lavorando insieme con i colleghi della direzione lavoro, del settore pari opportunità e anche con dei dati e dei riferimenti invece che afferiscono di più all'area dei servizi sanitari. Allora, e per incominciare a introdurre l'argomento ci sono alcune definizioni da cui partire, che sono definizioni condivise e adottate anche a livello internazionale, e alcuni termini ai quali magari, come per esempio femminicidio, ci siamo abituati solo nell'ultimo periodo. Io qui le potete tranquillamente leggere. Quello che è sicuramente importante ed è un cambiamento e un'evoluzione che c'è stata nel corso degli anni, che non riguarda solo la violenza contro le donne, ma per esempio anche la violenza sui minori, che è un settore specifico di cui ci occupiamo anche come ufficio, è l'attenzione a tutti quegli aspetti che pur e a tutti quei fenomeni, quegli episodi che pur non implicando una vera e propria violenza, un vero e proprio maltrattamento di natura fisica, però hanno delle gravissime conseguenze dal punto di vista psicologico, oppure implicano la messa in atto di tutta una serie di coercizioni e di azioni che in ogni caso compromettono molto il benessere psicologico e l'integrità e la dignità della persona. Sia per le donne ma soprattutto per i bambini, questo molte volte viene definito e ha le caratteristiche della cosiddetta violenza assistita, che è un'area di forte attenzione.
Poi abbiamo invece l'accento più specifico sulla violenza di genere e quindi, diciamo così, utilizzando e mettendo insieme le specificità della definizione precedente con questa più, che fa più riferimento ai ruoli, ai comportamenti e alle attività riferiti alle individuati come appropriate per le donne e gli uomini, ci fa dire che la definizione più appropriata a cui possiamo fare riferimento è la violenza contro le donne basata sul genere. E dicevamo che poi appunto anche in seguito all'entrata in vigore della legge 119 invece abbiamo sentito parlare nell'ultimo periodo molto di più del riferimento al femminicidio, che ovviamente è una manifestazione estrema e molto più grave, che fa riferimento ai casi di omicidio in cui una donna viene uccisa da un uomo per motivi relativi alla sua identità di genere. Voi qui trovate anche la definizione, diciamo così, più da manuale. In ogni caso abbiamo chiaro quello di cui si sta parlando. Voi sapete che quando ci si avvicina a un determinato fenomeno o comunque quando si cerca di approfondire un'area di intervento, una delle prime domande che ci si pone è cercare di capire, riuscire a disporre di dati statistici sull'estensione del fenomeno. E purtroppo a livello nazionale non ci sono dati completi o aggiornatissimi se non queste indagini periodiche che vengono pubblicate dall'Istat. Poi vi diremo anche meglio che cosa intendiamo fare e che cosa si cercherà di fare anche nell'ambito del piano straordinario contro la violenza sulle donne dal punto di vista dei dati statistici. Questi però, anche se non aggiornatissimi, ci sembravano comunque importanti. Importanti perché mettono in evidenza una serie di dimensioni del problema che, al di là delle percentuali, sono poi quelle più significative e quindi sono comunque da tenere in considerazione, ancorché i dati siano del 2007 e non del 2012, ad esempio. Intanto l'elevata percentuale di donne fra i 16 e i 70 anni che nella propria vita hanno subito una violenza di tipo fisico, sessuale, psicologico oppure di stalking, ma soprattutto il fatto che quello che noi conosciamo e quello che emerge e che viene in evidenza con le segnalazioni, quindi con una denuncia, con il ricorso alle forze dell'ordine, con l'avvio di tutta una serie di procedure, non è che una piccola parte, in quanto i casi non denunciati sono un numero molto più elevato. E in questo specifico si riferivano al 96% per quanto riguarda la violenza non da un partner o il 93% delle violenze da parte del proprio partner. E la maggior parte di queste violenze avvengono nell'ambito della sfera familiare, che questo è un dato insomma abbastanza conosciuto anche purtroppo per quanto riguarda i minori. E quello che vi dicevo prima è anche, questi dati ce lo portano molto in evidenza, è che il 62,4% delle donne ha dichiarato che i figli hanno assistito a questi episodi. E quindi si stima che un numero molto alto di bambini abbia assistito alle violenze sulla propria mamma. Poi raramente, a volte, spesso, mi sembra che non sia la cosa più importante. Quello che è più serio e più grave è che appunto i bambini hanno in qualche modo vissuto e respirato in questa situazione. Una certa percentuale di mamme ritiene anche che in qualche modo questa violenza possa fisicamente coinvolgere anche i bambini. Il dato ulteriormente molto molto preoccupante, molto rilevante, questo è più aggiornato ed è tratto da un rapporto di Save the Children a cui abbiamo partecipato anche noi in qualche misura come Regione Piemonte, è stato redatto a seguito di un progetto europeo che coinvolgeva anche altri paesi e mette in evidenza come
gli episodi, diciamo così, e l'aver vissuto una violenza o aver assistito a una violenza fra i propri genitori, in qualche modo sia una caratteristica che poi si perpetua nel corso del tempo e che le donne si portano in qualche modo con sé. Come vedete, infatti, la quota di vittime di violenza da adulte è del 58,5% fra le donne che hanno assistito a violenze fra i propri genitori, mentre è una percentuale molto più bassa fra le donne che non sono state testimoni di violenza. E questo è veramente un fatto e un elemento molto, molto preoccupante. Ci sono dei riferimenti normativi a carattere internazionale. C'è la Convenzione di Istanbul, che è stata firmata nel 2011 ed è stata ratificata dall'Italia con legge numero 77 del 2013, ma soprattutto ci sono dei riferimenti legislativi nazionali molto importanti. Da ultimo la legge 119 del 2013, che ha convertito il decreto del 93 dell'agosto sempre 2013, che prevede tutta una serie di indicazioni molto molto importanti. Da una parte, poiché questo decreto e questa è la legge di conversione prevedono una serie di misure che riguardano anche l'area della sicurezza, diciamo così, c'è un inasprimento e una previsione molto più stringente e specifica rispetto alle procedure, alle modalità di presa in carico, di segnalazione e di denuncia da parte delle forze dell'ordine alle forze dell'ordine di tutti i casi di violenza. Le procedure vengono codificate con maggior precisione e c'è anche un'attenzione che non è più soltanto per la donna che si avvicina alle forze dell'ordine per denunciare la propria situazione, ma anche nei confronti degli autori di reato, quindi dando degli spunti importanti su quanto e comunque su un'attenzione alla presa in carico degli stessi autori ed eventualmente una proposta di percorsi e di interventi di sostegno, di cui poi le autorità giudiziarie potrebbero tener conto. Però diciamo che oltre a quest'area che riguarda più le procedure, le disposizioni in materia di sicurezza, altre previsioni che sono per noi molto importanti sono la previsione dell'adozione di un piano nazionale straordinario contro la violenza sulle donne, e anche la decisione di destinare un budget, un finanziamento nazionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 proprio a quest'area di intervento. Lo stato di attuazione di queste previsioni è questo. Noi come ufficio, ma anche il collega dottor Cucco che lavora al settore delle pari opportunità, stiamo seguendo i lavori della Commissione Politiche Sociali delle Regioni, che è attivamente coinvolta sia nella stesura del piano straordinario antiviolenza, che viene ovviamente coordinata dai ministeri competenti, sia in tutta un'altra serie di interventi che sono stati richiesti alle regioni in vista della successiva assegnazione di questi finanziamenti. Intanto una premessa: questi finanziamenti statali sono volti a due obiettivi fondamentali. Da una parte favorire la creazione di centri antiviolenza e di case rifugio su quei territori e in quelle zone del paese dove non sono presenti. Quindi l'avvio proprio alla diffusione di nuovi servizi. Un'altra quota invece per il sostegno al mantenimento dei servizi dove ci sono già, quindi nei territori e nelle regioni dove i servizi già ci sono. La legge parla di un terzo e due terzi, quindi un terzo delle risorse, non è un budget incredibile, però comunque è un finanziamento significativo, saranno destinate all'avvio di nuovi servizi e due terzi allo sviluppo e al mantenimento dell'esistente.
Tuttavia, voi capite che si è posto immediatamente il problema di disporre di dati aggiornati per capire quali erano le realtà in cui occorreva avviare i servizi e quali erano invece le realtà dove si poteva affermare che questi servizi sono già presenti. Per questo il primo impegno che le regioni hanno assunto quando si sono confrontate con i ministeri competenti è stato quello di realizzare una mappatura a livello nazionale dei centri e delle case rifugio. I dati richiesti sono molto sintetici, però l'idea è appunto quella di cominciare a costruire un quadro aggiornato al 2013 su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio dove esistono, cercando di rilevare, qui vedremo poi se sarà possibile avere dei dati omogenei a livello nazionale, i passaggi, i contatti realizzati presso i centri antiviolenza e anche il numero di posti e le donne accolte nelle case rifugio. Un altro dato che viene richiesto è un dato di spesa che viene richiesto sia alle amministrazioni regionali sia alle amministrazioni comunali, agli enti locali che in qualche modo sono coinvolti o sono partner nella gestione di questi servizi. Per quanto riguarda la nostra regione, noi abbiamo avviato questa mappatura e sarà l'occasione per disporre anche di una serie di dati più aggiornati di quelli che abbiamo al momento, di cui parleremo poi più avanti. Sicuramente sono degli adempimenti che richiedono tempo, richiedono attenzione nella compilazione per quanto riguarda le schede, e la cosa fondamentale è che appunto da una parte si metterà a disposizione del livello nazionale un dato conoscitivo che adesso non è presente. Dall'altra potrà servire come base per individuare delle priorità o dei criteri secondo i quali poter poi distribuire queste risorse del piano straordinario antiviolenza. Un'altra cosa molto importante che è stata richiesta dagli assessori regionali, e mi sembra che valga la pena richiamarla, è che gli assessori hanno chiesto di poter che il piano straordinario e l'assegnazione di queste risorse fossero strettamente collegati. Non so se alcuni di voi hanno seguito nel corso del tempo, per esempio, le vicende del Piano Nazionale della Famiglia piuttosto che del Piano Nazionale sull'Infanzia. Si trattava di documenti programmatici, anche approvati di recente, ma che purtroppo non erano collegati a livello statale con l'assegnazione di risorse specifiche. Per cui, ad esempio, il Piano Nazionale della Famiglia elenca 56 azioni sicuramente molto importanti, sicuramente sulle quali tutti siamo d'accordo e che dovrebbero essere avviate in tempi brevi, ma purtroppo a questo piano non si è accompagnata uno stanziamento di risorse dedicate che in qualche modo potessero favorirne l'attuazione, anche magari individuando solo alcune priorità e non tutto il piano. Invece in questo caso è stata fatta proprio la richiesta che, diciamo così, intanto i due documenti, quindi da una parte il piano straordinario e dall'altra il piano di riparto delle risorse, fossero adottati contemporaneamente, e poi proprio che le azioni del piano straordinario trovassero corrispondenza nei finanziamenti previsti a livello statale. E nei prossimi mesi i tavoli che stanno lavorando sulla costruzione soprattutto del piano straordinario porteranno a compimento il loro lavoro, e quindi vedremo poi qual è la proposta che faranno per il parere che verrà adottato anche a livello di conferenza Stato-Regioni, come si fa normalmente di prassi in questi casi. Questo è un po' il quadro e gli elementi che sicuramente hanno a livello nazionale rappresentano delle forti innovazioni rispetto al quadro preesistente. Oltretutto la legge 119 ha anche inserito degli elementi innovativi, per esempio per quanto riguarda la legge regionale 11 del 2008, che ha previsto l'istituzione del fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza.
E non è, questo è uno degli ambiti che non seguiamo noi direttamente come ufficio, però comunque ci sono delle, vale la pena di ricordare alcune cose significative anche su questa legge. Probabilmente alcuni di voi la conoscono già approfonditamente. In sostanza si tratta dell'istituzione di un fondo per l'assistenza legale delle donne e che a favore ovviamente delle donne residenti, e quindi fino a questa innovazione introdotta dalla legge 119 per esempio non riguardava le donne, ovviamente le donne irregolari, e che però ha un aspetto, prevede una serie di procedure e degli aspetti molto importanti da tenere presenti. Innanzitutto, per poter accedere a questo fondo, le donne possono rivolgersi a un elenco apposito di avvocati che è istituito presso ciascun ordine degli avvocati del Piemonte, e si tratta di avvocati che da quando è stata attuata la legge hanno avuto la possibilità di frequentare dei percorsi formativi specifici che erano proprio finalizzati alla creazione di questi elenchi. Questi avvocati appunto sono quindi abilitati all'accesso al fondo, e che è un fondo destinato sia a coprire le spese giudiziali che le spese stragiudiziali, e questa è una differenza per esempio rispetto alla normativa nazionale sul gratuito patrocinio, che peraltro nel corso del tempo si è anche estesa in questo settore specifico. Come vi dicevo, ad esempio, le varie modifiche che si sono susseguite a livello nazionale hanno tolto un limite di reddito, per cui tutte le donne che sono vittime di violenza sessuale, di stalking, di tutte le tipologie, diciamo così, di reati di questo tipo, possono accedere al gratuito patrocinio indipendentemente dalla loro situazione reddituale. La legge 119 del 2013 ha inoltre previsto che le donne presenti sul nostro territorio in modo irregolare, che però avviano un percorso di uscita dalla violenza, hanno diritto a vedersi riconosciuto un permesso di soggiorno, e quindi automaticamente avranno poi anche diritto ad accedere a tutte queste forme di sostegno, come per esempio anche il Fondo regionale di solidarietà di cui alla legge 11. L'altra normativa di riferimento che pensavamo di approfondire qui con voi oggi invece è la nostra legge regionale 16 del 2009. Posso dirvi un po' rapidamente quelli che sono gli elementi fondamentali, se poi desiderate avere un approfondimento su alcuni punti specifici possiamo soffermarci. Io non so qual è il livello di dettaglio con cui conoscete questa legge, però mi aiutate senz'altro nell'illustrazione se interrompete, se chiedete degli approfondimenti. La legge 16 è stata approvata nel 2009 e dopo pochi mesi è stato anche approvato il regolamento attuativo numero 17 del novembre 2009, che prevede tutta una serie di disposizioni di dettaglio sempre attuative di questa legge. Gli obiettivi fondamentali del legislatore possono riassumersi in questo modo. Anzitutto la creazione di almeno un centro antiviolenza per ciascuna provincia, come pensato proprio come punto di riferimento e nodo della rete sul territorio provinciale. La titolarità, e questa è stata una scelta precisa che è stata fatta a livello regionale, e viene affidata all'ente pubblico, al comune o ai consorzi o comunque agli enti che gestiscono i servizi sociali. Mettendo tuttavia in evidenza e valorizzando con tutti i riferimenti possibili che sono stati inseriti nella legge, il valore e l'importanza della collaborazione con le associazioni e le organizzazioni del privato sociale che si occupano della violenza contro le donne. Le funzioni dei centri sono riassunte un po' in questo modo.
ci siamo un po', aspetta, siamo un po' andati, sono io che sono andata più avanti. Allora, diciamo ancora questo, abbiamo detto che l'obiettivo era quello di prevedere la creazione di un centro per ciascuna provincia e pertanto veniva affidata alle province la funzione di localizzare questi centri sulla base dei bisogni del proprio territorio. Peraltro, sul territorio regionale, l'approvazione della legge 16 non interveniva in un'area in cui non vi era alcun tipo di iniziativa o alcun tipo di esperienza. Peraltro, un forte impulso in questo settore era stato dato dal Piano regionale contro la violenza del 2008, adottato dalla Giunta con un impegno molto preciso anche in assenza di una cornice normativa, e poi conseguentemente dai piani provinciali, sempre di quel periodo. In attuazione di questi piani erano già stati creati sul territorio diversi sportelli e altri ne sono stati nel corso del tempo ovviamente istituiti direttamente a cura delle associazioni. Per cui con questa legge si è voluto anche introdurre un cenno di attenzione a questi servizi che erano già presenti, prevedendo che questi servizi, questi sportelli e questi spazi di ascolto potessero in qualche modo essere implementati e trasformarsi e diventare con gli opportuni adeguamenti i centri antiviolenza di cui alla legge 16. Come vi dicevo, la gestione dei centri può essere in forma diretta da parte dei comuni o dei servizi sociali, oppure può essere affidata attraverso degli accordi scritti alle organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano fra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della loro attività la lotta alla violenza contro le donne. Questo appunto per cercare di valorizzare il più possibile anche il coinvolgimento dell'associazionismo. Poi sempre attraverso la legge e il regolamento attuativo sono state definite le funzioni dei centri antiviolenza, quindi l'accoglienza e l'ospitalità, poi vedremo che questo viene fatto più principalmente con le case rifugio, ma comunque accoglienza e ospitalità temporanea anche immediata alle donne sole o con figli esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita, garantiscono sostegno pratico, aiuto anche per problemi psicologici, sanitari, assistenziali, raccordandosi, e questo è un punto molto importante, non solo offrendo delle prestazioni in via diretta, ma anche raccordandosi con tutti gli altri servizi che esistono già sul territorio. Si attivano per il reinserimento sociale e lavorativo e, se ve ne è la possibilità, realizzano delle iniziative di sensibilizzazione, di informazione, come per esempio molti servizi fanno in collaborazione con le scuole del proprio territorio. Dicevamo che l'accoglienza e l'ospitalità sono assicurate attraverso l'istituzione in via diretta di case rifugio, quindi un centro e una casa rifugio, oppure il collegamento e l'accordo con case rifugio di tipo privato operanti sul territorio. Ovviamente ci possono essere delle esigenze, delle necessità di collocazione in via d'urgenza che non trovano immediata risposta in una casa rifugio e quindi si è anche previsto che i centri possano avvalersi di altre strutture di accoglienza diverse, purché adeguate a rispondere alle esigenze specifiche. Al momento attuale, poi diremo meglio con il nostro bando, quali strutture siamo andati a sostenere. Sul territorio regionale le case rifugio sono molto molto poco diffuse. Fino a pochi mesi fa ce n'erano soltanto due, intese proprio come vengono definite dalla legge 16, quindi come case che possono offrire un'accoglienza di tipo protetto e con tutta una serie di caratteristiche che riguardano non solo l'accoglienza, l'ascolto, il sostegno e la presa in carico delle donne e, se le donne sono mamme, anche dei loro bambini, ma anche con un'attenzione particolare a una collocazione di tipo sicuro e protetto.
Tuttavia, nonostante la scarsa diffusione, diciamo così, delle case rifugio strettamente intese, i casi vengono presi in carico, le risposte di accoglienza vengono individuate anche appoggiandosi ad altri servizi del territorio. Possono essere nei casi più complessi, diciamo così, che necessitano di un certo tipo di sostegno, per esempio le comunità mamma-bambino, oppure per l'accoglienza in emergenza possono essere utilizzate anche delle strutture ricettive tipo pensionati o cose di questo tipo. E noi abbiamo pensato anche a porre un'attenzione particolare alla cosiddetta accoglienza di secondo livello, cioè una volta esaurita, diciamo così, la fase di emergenza e il primo momento di presa in carico e di supporto, provare a sostenere, quantomeno con delle indicazioni di tipo normativo a livello regionale, la creazione di strutture più leggere che possano favorire pian piano l'avvio verso percorsi di autonomia e verso quindi percorsi di una vita poi più autonoma e indipendente, anche se comunque ancora supportata. È il caso per esempio dei gruppi appartamento oppure delle accoglienze comunitarie, che sono tipologie di strutture che noi abbiamo disciplinato nello specifico con la DGR 25 del 2012, che riguarda principalmente le strutture per minori, ma che possono essere attivate anche per i nuclei mamma-bambino e, se necessario, anche per le donne sole in difficoltà. E queste invece, soprattutto i gruppi appartamento, sono strutture che sul nostro territorio sono più diffuse. E in sede di approvazione del regolamento attuativo della legge 16 sono stati inseriti anche dei criteri di qualità, degli standard di qualità, che sono stati discussi e condivisi anche con i rappresentanti delle associazioni e degli sportelli che erano già presenti. Ovviamente chiarendo che è una definizione in fase di prima attuazione e che potranno quindi nel tempo essere rivisti. Sono criteri minimi che riguardano intanto l'importanza che il servizio sia aperto per un numero congruo di giorni alla settimana, possibilmente con degli orari che siano un po' compatibili, no? Anche con esigenze di vario tipo, dagli impegni lavorativi piuttosto che la cura dei figli per le donne, un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzato. Alcuni centri e sportelli sono peraltro anche collegati con il numero nazionale 1522, e una reperibilità telefonica 24 ore su 24 e l'adozione di una carta dei servizi. Questo è grosso modo sono i contenuti essenziali della legge 16. Ci sono poi alcune previsioni che riguardano anche la rete dei servizi sanitari, ma su questo torneremo poi nel dettaglio successivamente. Per completare la parte sulla legge 16, magari fare poi, se siete d'accordo, possiamo dare un po' di spazio poi alle domande e gli approfondimenti, vi illustro brevemente le fasi, diciamo così, di attuazione che ci sono state finora rispetto a questa legge. Purtroppo dall'approvazione del 2009 fino a quest'anno, per problemi principalmente legati alla carenza di risorse e di finanziamenti specifici, si era riusciti soltanto ad assicurare la continuità di quei servizi e di quegli sportelli che, come vi avevo detto prima, erano stati avviati con il piano regionale del 2008. Invece nel 2013, grazie alla possibilità di utilizzare un finanziamento per interventi strutturali che era ancora disponibile, si è deciso di investire con un primo bando proprio appunto per gli interventi strutturali e in conto capitale, destinati all'allestimento e all'implementazione dei centri e delle case rifugio.
Le risorse disponibili non erano un importo elevatissimo, erano 500.000 euro e quindi si è fatta una scelta a monte, gli assessori competenti hanno fatto a monte la scelta di non finalizzare questo investimento tanto alla creazione di nuovi servizi quanto favorire il più possibile da una parte l'adeguamento, come vi dicevo, degli sportelli e dei servizi che già c'erano ai requisiti e alle caratteristiche previste dalla legge 16. Dall'altra, favorire la creazione o comunque il potenziamento dell'area invece più di intervento delle case rifugio. Quindi è stato richiesto, il bando quindi è stato finalizzato ai comuni e ai consorzi e agli enti gestori dei servizi sociali che fossero già titolari di centri o sportelli attivati con quel famoso piano di cui abbiamo parlato, anche eventualmente ovviamente in collaborazione con le associazioni che in molti casi erano poi il partner più attivo su uno specifico territorio. È stato richiesto ovviamente il contributo e l'apporto delle amministrazioni provinciali, richiedendo che si facessero promotrici sul territorio di una qualche forma di concertazione per individuare i centri e i servizi da finanziare qualora ne fossero presenti diversi. E il contributo, come vedete, il primo bando è scaduto nell'estate, è scaduto il 10 agosto, vero? E poteva essere richiesto per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, oppure di tipo impiantistico, di adeguamento, e per l'allestimento, quindi arredi e attrezzature dei centri e delle case rifugio. Primo bando è scaduto il 10 agosto, sono stati finanziati in totale 11 istanze e localizzate provenienti da tutte le aree del territorio piemontese ad eccezione della provincia di Vercelli, ma di cui vi dirò poi dopo. E ovviamente ciò non significa, anzi lo diciamo subito, ciò non significa che nelle aree da cui non sono arrivate richieste non ci siano delle esperienze, non ci siano delle realtà già attive, per esempio appunto come succede presso il comune di Vercelli, ma semplicemente potevano essere aree in cui si è valutato al momento che non vi fosse la necessità di un intervento di tipo strutturale. Quindi è il caso di servizi già avviati in un certo modo, già attrezzati in modo adeguato, per cui non si è ritenuto di richiedere di poter accedere a questo bando regionale. E vedete appunto qui ci sono i centri che sono stati interessati dal primo finanziamento, come vi dicevo sono distribuiti abbastanza in modo omogeneo sul territorio. I finanziamenti che abbiamo assegnato non hanno esaurito tutto il budget disponibile, in quanto abbiamo assegnato circa 270.000 euro, però per sostenere appunto tutte queste iniziative, quindi il potenziamento, il miglior allestimento, l'allestimento di una sede più adeguata per 9 centri antiviolenza e la creazione o comunque il completamento di 4 case rifugio. E questi sono i territori che interessano i vari progetti. Come vi dicevo, non... Sì. Ci fermiamo. Non ce l'abbiamo il secondo bando. Il secondo bando ve lo raccontiamo, non ce l'abbiamo ancora. Allora, e anche perché, come vi dicevo, le risorse non sono state tutte interamente assegnate e quindi si è deciso nell'autunno di riaprire i termini del bando e fissare una nuova scadenza il 31 ottobre. Non abbiamo ancora gli esiti da presentare, ma aggiorneremo poi successivamente le slide per gli incontri con le altre province. In ogni caso, per questa seconda scadenza sono arrivate 3 nuove istanze che verosimilmente finanzieremo tutte e 3, che prevedono, che riguardano un centro antiviolenza e 2 nuove case rifugio. Quindi in totale, a seguito di tutti questi interventi, avremo 6 nuove case rifugio sul territorio regionale, che insomma sono già un numero abbastanza significativo.
Io direi che se siete d'accordo potremmo interromperci un attimo rispetto alla nostra illustrazione, così se su questa prima parte, in particolare sulla legge 16, sulle modalità attuative, avete delle cose da chiedere o da approfondire, possiamo anche farlo subito, prima di passare agli argomenti successivi. Vi dico ancora una cosa rispetto a questi interventi che abbiamo finanziato. Dall'anno prossimo l'idea è quella, anche se sarà possibile utilizzando i fondi del Piano Straordinario Nazionale, di poter investire in qualche modo per sostenere la gestione nel tempo di questi servizi. Ci sono delle domande su questa prima parte? Vi ho steso. Buonasera. Prego. Sono Torres, Comune di Volvera, consigliere comunale. Dicevo, queste leggi vanno benissimo perché effettivamente ci mancavano, però il mio dubbio sorge quando penso a quelle persone che ovviamente sono magari le più disagiate se sono in quelle condizioni, perché normalmente... Ecco, raggiungere queste persone che sicuramente non sono al corrente di queste leggi, di questi aiuti, come fare ad attuare questa legge in modo utile alle persone che serve? Perché noi lo sappiamo, ci aggiorniamo, eccetera, ma le persone che sono soggette magari a queste violenze, a queste sicuramente non sono aggiornate. Come si fa a raggiungerle? Perché sono quelle persone che poi in effetti vediamo che femminicidi, cose pazzesche. Ecco, è quello che mi chiedo, come fare a raggiungere veramente le persone che hanno necessità vera, necessità approfondita. Grazie. Vediamo se c'è qualche altra domanda, poi dopo rispondiamo tutte insieme. Più che una domanda è un pensiero. Io penso che siano proprio i comuni che devono portare l'informazione a tutti di questa cosa. Sarà, penso, un merito del comune, di tutti quelli che fanno parte del comune, a creare un'informazione in modo che le persone possano comunque sapere che c'è comunque un'assistenza e un servizio del genere. Buonasera. Buonasera. Ampliando quello che le mie colleghe hanno appena detto, vorrei chiedere una cosa estremamente banale, ma io sono fatta così, se non capisco non vado avanti. Perché tutto? Molte iniziative, molte conferenze, molti incontri sono concentrati nella giornata di oggi. Ad esempio, io dalle 9 alle 17, sto lavorando sull'ubiquità ma non ci sono ancora arrivata, dalle 9 alle 17 avrei dovuto essere in provincia. Per un tema di questo genere non ho potuto andarci, dalle 16 alle 18 sono qui. Questa sera il mio comune, anche per rispondere ad una cosa di questo genere, ha organizzato un incontro, ci andrò, spero di riuscire a resistere perché siamo tutti un po' stanche, ma per me oggi è proprio una giornata campale. Comunque, un incontro che ha per titolo Se sapessi cosa potrei fare, il che sta a significare come si fa nel caso di persone più informate a far sì che queste informazioni girino. Mi sembra che una prima risposta, è folle che dia io una piccola risposta a lei, ma è per far vedere che si partecipa. nell'attuazione della legge, quella del 15 ottobre, la 119, mi pare che si dia particolare rilievo anche al fatto di un numero verde che sia ampiamente pubblicizzato, una sorta di telefono azzurro, tanto per mi è venuto in mente così, e soprattutto al fatto, ripeto, che le donne che sono particolarmente informate per standard culturali, per orizzonti culturali più ampi, possano accedere e possano aiutare le persone che invece hanno più bisogno. Cioè, si dice che noi donne sappiamo far circolare bene per solidarietà femminile tante cose. Questo è forse un ambito nel quale possiamo far molto noi per prime qui presenti, così. E invece la risposta relativamente a perché il 22 novembre vede questa concentrazione di incontri, grazie.
Purtroppo spesso succede. Allora, il calendario del percorso formativo era pronto a luglio, quindi abbiamo provveduto ad inviarlo a tutte le amministratrici, credo a settembre, e poi a ridosso di una giornata importante come il 25 novembre, purtroppo si può capitare che molte iniziative su quella determinata tematica, ahimè, si accavallano. Purtroppo sì, purtroppo sì. A noi succede anche quando il 20 novembre è la giornata mondiale dell'infanzia, succede anche in quella giornata lì. Il giorno 20 avremmo dovuto essere in 3 o 4 posti diversi, anche noi. No, scusate la battuta, preparatevi all'8 marzo, perché ci sarà un accavallamento anche quello di iniziative che, se non cadono proprio l'8, sarà il 7, sarà il 9, ma quei giorni lì saranno pienissimi di iniziative, di appuntamenti e quant'altro. Ma allora, alcune cose le possiamo dire, e poi aggiunge anche Cristina, che dall'esame di tutta una serie di documenti, di atti e di relazioni ha più una visione più approfondita. Intanto possiamo dire, come ricordava giustamente, che nell'ambito della legge nazionale si pone molto l'accento sull'importanza degli aspetti che riguardano l'informazione e la comunicazione. Per esempio, me ne viene in mente uno che giustamente una collega della Questura ci ricordava: nel momento in cui le forze dell'ordine accolgono una ragazzina, una mamma che si presenta per denunciare un episodio di violenza, occorre prima di... dopo averla accolta, averla ascoltata, aver raccolto la sua denuncia, se riterrà di presentarla, occorre anche metterle a disposizione l'elenco di tutti i riferimenti dei servizi a cui lei può rivolgersi. E questa è una cosa molto importante. Dall'altra parte, fra i vari gruppi di lavoro che si occuperanno della stesura di questo piano straordinario nazionale, c'è proprio un gruppo che si occupa degli aspetti che riguardano la comunicazione e l'informazione. Quindi non solo il numero verde, di fatto il numero verde esiste già, no? Il 1522 a livello nazionale, però perché finora non ha avuto l'incisività e l'importanza che hanno avuto altri analoghi strumenti? Perché il numero verde è solo l'elemento più, è solo il punto più visibile, ma quando arriva la richiesta di aiuto, gli operatori devono essere in grado di mettere in contatto questa richiesta di aiuto con una rete di servizi su tutto il territorio nazionale, perché un numero verde nazionale può ricevere richieste di aiuto da tutte le parti del nostro paese, e quindi devono esserci dei collegamenti adeguati cui diramare l'informazione, cui girare le segnalazioni e le richieste di aiuto. E quindi appunto ci sono dei gruppi che prepareranno proprio le parti del piano straordinario che riguardano questi elementi. Dall'altra parte sicuramente sono importanti, e degli accenni ci sono anche nella legge 16, ma soprattutto negli anni passati la Regione, anche in collaborazione soprattutto con le province, ha investito molto in quest'area. Sono molto importanti le campagne di informazione e di sensibilizzazione che siano il più capillari possibili. Vi parleremo poi velocemente, anche se non lo seguiamo noi, però ci è interessato molto e quindi qualche informazione in più l'abbiamo raccolta, del progetto Move Up che la Regione segue insieme alle istituzioni scolastiche, che è proprio volto a parlare il prima possibile, ad affrontare il prima possibile anche con i genitori e con i ragazzi questi argomenti, gli argomenti della violenza, di tutta una serie di problematiche, di manifestazioni, per cui è anche importante parlarne già e lavorarci insieme ai ragazzi, anche se sono in giovane età.
E poi lascio la parola a Cristina, che invece vi dice qualcosa in più rispetto ad altre iniziative che abbiamo incontrato. Sì, io volevo aggiungere rispetto al tema dell'informazione, rispondendo alla signora, leggendo le relazioni dei centri antiviolenza, così come sono stati mappati sulla base del piano regionale del 2008, noi ci siamo resi conto come negli ultimi anni le campagne informative che loro hanno avviato sono campagne informative che inizialmente partivano da una diffusione a livello di soggetti adulti, quindi destinatari i soggetti adulti. Negli ultimi anni invece le campagne informative hanno incominciato ad interessare l'ambito della scuola. Quindi leggendo le relazioni abbiamo notato come ad esempio proprio a partire dal 2010 in collaborazione con gli istituti scolastici siano stati organizzati accanto a queste campagne informative anche dei corsi di autodifesa per le ragazze. Ma ancor più importante o comunque complementare l'integrazione che si è riuscita a realizzare in alcune direzioni didattiche di gruppi di sport, di attività sportive realizzate appositamente nell'ambito della scuola che coinvolgessero maschi e femmine per far capire loro come la differenza di genere, ma la differenza in genere non deve esistere. Quindi lo sport fin da bambini come un elemento che viene individuato come un gioco è una squadra che è la riproduzione in minimis di quella che poi sarà la società. Se riusciamo a giocare, se riusciamo a divertirci, l'obiettivo finale non è chi vince, ma l'obiettivo finale è quello di vincere ogni giorno la propria paura di raffrontarsi con una persona che è diversa da noi, fosse anche soltanto a livello di sesso, di genere. Le campagne informative sono poi state realizzate in alcuni territori promuovendo un servizio itinerante. Quindi alcuni sportelli, alcuni centri antiviolenza hanno incominciato a realizzare un'attività con un camper, muovendosi attraverso i territori. Logicamente loro avevano ben presente quale poteva essere l'ubicazione più consona in quel momento, e stazionando, promuovendo la loro attività, ma aspettando anche che la gente poco per volta, le persone poco per volta accedessero al servizio. Quello che è stato notato in questo caso, quando la campagna informativa passa attraverso il servizio itinerante, è come poi il camper di per sé, visto che si può notare molto bene, non è l'ubicazione all'interno di un edificio, di un condominio, dove magari si può pensare che una persona entra per andare a trovare qualcun altro, ma si accede al camper perché si ha bisogno di quel servizio, perché si è particolarmente interessati a quel tipo di messaggio, frenava un po' l'accoglienza. Ecco perché la logistica del servizio dello sportello antiviolenza è di primaria importanza, per evitare, cioè creare un ambiente che sia consono all'ascolto, per evitare che la persona che già si sente vittima si senta nuovamente vittima, perché non c'è nessuno che la può non ascoltare, ma non ascoltare in un modo, in un ambiente adeguato, viene subito identificata. E quindi dalle relazioni abbiamo notato che questo servizio itinerante ha funzionato proprio come campagna informativa in genere, non come sportello itinerante, se non per accedere alle persone che comunque non sarebbero arrivate ad alcuno sportello, le persone che magari vivono per strada, che svolgono la loro principale attività sulla strada e che in qualche modo si riescono a catturare, tra virgolette, proprio tramite questo servizio. Tutti i centri hanno comunque
4/5 della loro attività rivolta alla campagna informativa. Forse quello che manca è ancora un raccordo tra lo sportello e l'ente pubblico locale, su cui si cerca ovviamente di lavorare. Vuoi che parli del progetto MoveUp? Sì. Allora, collegandomi a quanto diceva Antonella circa il progetto MoveUp e l'importanza di far sì che l'informazione cominci fin dalla scuola, l'assessorato alle pari opportunità ha realizzato questo progetto che è destinato a realizzare delle attività proprio in ambito scolastico. I temi trattati sono quelli della diversità, della prevenzione della violenza e anche dell'uso consapevole delle nuove tecnologie, perché purtroppo con questo ormai dobbiamo rapportarci. Gli obiettivi sono quelli di valorizzare le diversità tra i destinatari. I destinatari sono i ragazzi, sono gli insegnanti, sono state previsti 16 incontri in alcune scuole pilota che fanno parte di questa sperimentazione, e i ragazzi vengono coinvolti tramite delle animazioni teatrali a cui poi segue il dibattito, proprio perché si è notato che il coinvolgimento attivo dei ragazzi fa sì che loro entrino immediatamente nell'ambito della tematica piuttosto che una lezione frontale. E poi ci sono invece degli incontri che sono dedicati appositamente ai genitori. Questi incontri vengono realizzati sulla base di una concertazione che muove da un tavolo regionale insieme alla polizia, ai carabinieri e alla polizia postale per quanto riguarda tutti i reati di tipo informatico. Qui avete anche tutti i vari link alle aree del sito della regione dove potete trovare le informazioni. Per esempio, per il progetto MoveUp trovate anche il calendario degli incontri di cui parlava Cristina. Il primo si è svolto il 13 novembre in una scuola di Torino, ma ce ne sono un po' su tutto il territorio. Questa è una slide così di sintesi. Abbiamo invece ancora da affrontare il, se per voi va bene, se ritenete che possiamo continuare, possiamo parlare anche dei servizi sanitari, quindi di tutta l'area di accoglienza. Prego. Il discorso sui ragazzi è molto interessante. Io ho fatto questa esperienza 3 anni consecutivi con l'8 marzo nella scuola. Noi a Caselle abbiamo le elementari e le medie, e non è stato facile parlare con gli insegnanti, introdurre un discorso di differenza di genere all'interno delle scuole, entrando anche solo come 8 marzo con dei temi, poi con dei disegni, 160 anni, il 60° anniversario dell'Unità d'Italia, dove hanno anche disegnato dei bambini di prima elementare, le differenze anche nei vestiti, negli atteggiamenti delle donne. E il primo bando di concorso che abbiamo fatto come comune, che poi ci dava un attestato o un libro, quindi è stato un po' una riflessione sull'atteggiamento della diversità di genere tra bambini, maschietti e femminucce, ecco. Hanno aderito tutte le bambine e un solo maschietto, quindi ero perplessa anche per il semplice fatto che questo maschietto non era neanche da tenere in considerazione, in quanto aveva vinto un buon bando di concorso dell'AMPI, quindi sulla resistenza. Era già un bambino, già inserito, ecco. Quindi preoccupata abbiamo continuato, cioè ho continuato per la stessa strada. L'anno successivo hanno aderito diversi ragazzini,
maschietti. L'elogio che veniva fatto, soprattutto perché dovevo anche contattare il discorso dei temi all'interno della scuola, perché non era un qualcosa fatto per l'8 marzo, ma a disposizione perché nel loro programma avevano altri argomenti anche. Quindi dovevo rispettare i tempi e anche, quindi cercavamo dei temi facili. Il primo anno ha risposto molto bene, anche il secondo anno le medie, ecco. Diciamo che i primi a essere interessati sono state le medie, poi successivamente le abbiamo estese anche alle elementari, chi aderiva a questo bando. E quindi per ogni anno la differenza di genere, cioè i maschietti, hanno continuamente aumentato fino ad arrivare al terzo anno a vincere il secondo e il primo premio. Quindi io credo che questi punti, con magari con una cultura più semplicistica e andando ad avanzarla nei momenti delle superiori e delle medie, si possono avere dei risultati. Ed era bellissimo leggere quei temi e vedere come valorizzavano la donna e come si immedesimavano nella donna, anche oltre nelle nonne che le assistivano. Quindi le vedevano sotto un aspetto che lavoravano, si domandavano in diversi temi come fa la mamma, la nonna, fare tutte queste cose, ancora segnarmi, fare i compiti la sera, seguirmi, portarmi a scuola. Quindi era faceva le pizze, quindi era pizzaiola, era trasportatrice perché portava anche i figli degli amici vicini, e quindi la donna era valorizzata in una maniera molto, molto grande e affettuosa. Sembra che i bambini non capiscono, ma dai loro temi dicevano tutta l'importanza di avere una donna nella famiglia. Grazie. Quello che sicuramente è importante, come ha evidenziato anche lei, è trovare le modalità giuste per avere la collaborazione delle istituzioni scolastiche, e per questo infatti la Regione ha un tavolo attivo che coinvolge oltre le forze dell'ordine anche l'ufficio scolastico regionale, e ha portato per esempio alla stipula di un protocollo specifico per la prevenzione del bullismo, che è un'altra area molto, molto sensibile e molto delicata. E possiamo continuare, se siete d'accordo, parlando brevemente della rete dei servizi sanitari. Uno dei punti che è presente anche nella legge 16 prevede proprio che l'istituzione della rete e del coordinamento regionale per dei servizi sanitari per l'accoglienza e la presa in carico delle vittime di violenza sessuale e domestica. E il coordinamento di questa rete viene affidato ai responsabili dei due centri di riferimento, che sono il centro Bambi presso l'ospedale Regina Margherita, e che poi si occupa anche delle donne come SVS presso l'ospedale Sant'Anna, e il centro Demetra delle Molinette. Da chi è composta questa rete sanitaria? Allora, il provvedimento istitutivo che qui vedete richiamato prevede che presso ciascun pronto soccorso ospedaliero della Regione Piemonte siano individuati due referenti, che di solito sono un infermiere e un medico, espressamente formati e specializzati sul tema della violenza contro le donne. Cosa vuol dire particolarmente formati e specializzati? Vuol dire, da una parte, avere una specifica attenzione, una particolare preparazione nell'accoglienza delle donne vittime di violenza, e quindi nell'ascolto e in tutta una serie di interventi che in qualche modo accompagnano la presa in carico di tipo, per così dire, più medico e specialistico. Dall'altra, avere anche una attenzione, una preparazione particolare per la gestione di tutte quelle problematiche che riguardano gli aspetti
aspetti più di tipo giudiziario e più di protezione e di tutela di queste donne. Quindi, per esempio, la raccolta e la custodia dei reperti di tipo medico che possono poi servire anche a livello probatorio. E la rete di questi referenti ha appunto avuto l'opportunità di seguire dei percorsi formativi specifici. Per questo motivo i referenti sono anche tenuti a mettere a disposizione con attività di consulenza le loro conoscenze nei confronti degli altri operatori delle strutture sanitarie della rete piemontese, e questo coordinamento ha anche lo scopo di promuovere l'adozione di protocolli e di linee guida che possano servire come riferimento appunto per la presa in carico dal punto di vista sanitario delle donne. E c'è un'ulteriore funzione molto importante, quella del monitoraggio del fenomeno. Voi sapete che quando i casi vengono accolti in pronto soccorso hanno delle codifiche specifiche per quanto riguarda la diagnosi, e i primi tentativi di monitoraggio avevano a suo tempo evidenziato che era molto difficile per un medico, per un operatore sanitario non specificamente preparato, arrivare a una codifica corretta che facesse emergere veramente i casi in qualche modo ascrivibili a una violenza. E quindi la formazione riguarda poi anche questi aspetti. Questo, diciamo, con questo ultimo argomento abbiamo un po' esaurito l'argomento la fase, diciamo così, dell'accoglienza, della presa in carico e della prima assistenza, diciamo così. Però, come dicevamo prima, ci sono poi delle fasi successive del percorso, perché auspicabilmente esaurito un primo periodo di sostegno e di supporto nella fase più difficile, che magari può coincidere anche con la fase in cui viene fatta una denuncia e quindi con un allontanamento o del maltrattante dalla propria casa, cosa che sappiamo avvenire abbastanza raramente, o più facilmente una messa in protezione della signora, della mamma con i suoi bambini o della donna maltrattata, e quindi una collocazione in un luogo sicuro e protetto. Tuttavia, nel procedere del percorso assumono sempre più importanza tutti gli interventi che invece sono volti più all'aspetto all'obiettivo di un reinserimento, quindi la conquista di una vita di nuovo autonoma, anche dal punto di vista della propria casa, dal punto di vista del lavoro, della propria autogestione, e insomma tutti questi aspetti che abbiamo ben presenti. Qui abbiamo alcune misure che, al di là della prima di cui diremo meglio, in realtà sono di tipo più generale, ma che possono essere anche, diciamo così, utilizzate o attivate rispetto alle donne vittime di violenza. Quindi, per esempio, abbiamo gli interventi che riguardano l'housing sociale, oppure il microcredito, oppure il sostegno all'area della cooperazione sociale. Diciamo che nel corso del tempo l'amministrazione regionale, in tutte le aree di intervento in cui ha ravvisato che vi erano degli spazi, ha provato a mettere un'attenzione particolare a quest'area, quindi a introdurre dei punti, degli elementi di attenzione o degli spazi in cui si potessero attivare delle misure a favore delle donne vittime di violenza. Questo è un po' il discorso che facevamo prima, e un'importante opportunità, per esempio, è venuta dai finanziamenti offerti dal Fondo Sociale Europeo, che, come sapete, possono integrare le politiche di pari opportunità con il sostegno dei percorsi per l'inserimento sociolavorativo. Negli anni scorsi, in quest'area di intervento si era posta particolare attenzione soprattutto al sostegno delle donne che uscivano dai percorsi della tratta, quindi alle donne straniere vittime di tratta. Mentre con l'ultimo atto
patto di indirizzo che avete visto richiamato, si è stata introdotta anche la possibilità di richiedere, di accedere a questi finanziamenti per progetti di inserimento sociolavorativo per le donne vittime di violenza. Chiaramente è evidente che per alcuni aspetti le due aree possono anche sovrapporsi, però sono percorsi di sostegno e anche progettualità che sono molto differenti fra di loro. Come vedete, questo settore specifico è seguito dalle nostre colleghe della direzione lavoro e pari opportunità, però anche noi siamo stati coinvolti nel seguire un po' l'attuazione, la presentazione e l'attuazione di questi progetti. Sono stati presentati e approvati 17 progetti che stanno coinvolgendo circa 300 donne, alcune vittime di violenza, altre vittime di grave sfruttamento e tratta. Un elemento qualificante di questi progetti è che tutti dovevano essere promossi e presentati da reti di partner a livello locale costituite tramite ATS, che sono diffuse su tutto il territorio regionale. I partner complessivamente di questa rete sono oltre 120, per il 43% sono servizi pubblici, che possono essere comuni, servizi sociali, e per il 57% si tratta di associazioni o di realtà comunque di tipo privato o del privato sociale. Cosa prevedono questi progetti? La realizzazione di percorsi integrati di tipo personalizzato, proprio per seguire tutte queste varie fasi che possono portare a un accompagnamento verso l'autonomia. Quindi interventi di motivazione, di empowerment. Le operatrici di questi progetti ci parlavano di quanto fossero importanti, per esempio, in alcune situazioni, i gruppi in cui le donne si trovavano insieme per discutere della loro situazione, dei loro problemi e quasi a farli diventare dei gruppi di autoaiuto. E poi una serie di interventi più di tipo di formazione, di orientamento, per esempio bilancio delle competenze, per esempio appunto tirocini formativi, per avviare invece più all'inserimento lavorativo. Ovviamente per essere sostenuti questi progetti avranno bisogno, come dicevamo, hanno bisogno di partnership a livello locale molto, molto solide, e è altrettanto importante il ruolo dei centri per l'impiego, sia per quanto riguarda le attività di orientamento e di sostegno, sia per prendere in considerazione e poter usufruire di tutta un'altra serie di opportunità, come per esempio i voucher per la conciliazione, che possono aiutare le persone a far fronte ai loro impegni, ai loro compiti di cura nei confronti, per esempio, dei figli, e a poter allo stesso tempo frequentare dei tirocini formativi oppure fare delle esperienze di tipo lavorativo. I progetti stanno proseguendo e le colleghe appunto della direzione lavoro coordinano anche un'interessante serie di gruppi di lavoro e di tavoli di approfondimento che coinvolgono tutti gli operatori, che anche per noi si stanno rivelando molto utili per conoscere più nel dettaglio queste attività, che sono un po' in una fase successiva della prima presa in carico e della assistenza e della protezione. Nei percorsi di autonomia poi ci sono un'altra fase molto importante, riguarda l'accesso alla casa. Dall'esperienza che noi abbiamo, per esempio, rispetto alle comunità mamma bambino, alle strutture più di tipo protetto, quanto questi inserimenti spesso si protraggano nel tempo, proprio perché è molto difficile trovare poi una casa e un'abitazione più autonoma. E quindi nel corso del tempo sono state individuate anche delle iniziative di questo tipo, rispetto per esempio alle agenzie locali sociali per la locazione, di cui non siamo così competenti perché si occupano i colleghi della casa, però comunque sono delle misure importanti. Allo stesso tempo sono importanti, per esempio, le conosciamo un pochino di più, le esperienze di housing sociale. I primi cantieri si stanno ultimando adesso e in
queste possono essere appunto anche delle risposte molto importanti e in qualche misura protette per accogliere, per ospitare le donne vittime di violenza, anche i nuclei mamma-bambino, che vengono segnalati comunque dai servizi sociali. Questo per concludere, vi abbiamo messo, dicevamo, non abbiamo ancora una mappatura completa a livello regionale di tutte le esperienze che sono attive come centri, come sportelli, come case rifugio forse un po' di più, però come centri, come sportelli, per cui la stiamo realizzando in questo momento. Questi sono i centri che noi abbiamo finanziato con il primo bando che è scaduto ad agosto del 2013, di cui abbiamo parlato prima, e tu però a questi si aggiungono già anche, e potete comunque consultare questo elenco accedendo al sito della regione alle pari opportunità, tutti gli sportelli che in qualche modo vanno a integrare le reti sul territorio e che si erano attivati o erano stati promossi con il piano regionale del 2008. Comunque nel 2011 era stato fatto un aggiornamento di questi riferimenti e quindi li trovate in un Deplian che è comunque scaricabile dal nostro sito. Speriamo entro la fine dell'anno di poter fare un aggiornamento attraverso la mappatura a livello nazionale. Vi lasciamo anche tutti i riferimenti in modo che se avete necessità di approfondire degli aspetti specifici trovate anche riferimenti di tutti gli altri colleghi che si occupano di questo argomento. All'inizio trovate i riferimenti di Cristina e mio, e poi ci sono appunto i colleghi, il dottor Cucco e la dottoressa Abba, che si occupano della legge sul gratuito patrocinio e anche della campagna informativa Voci nel Silenzio, che è stata attivata alcuni anni fa, ma che comunque ha ancora dei supporti e dei dispositivi assolutamente utilizzabili e molto efficaci. Poi invece i colleghi Panetto e Gerbaudi che si occupano dei progetti di cui abbiamo parlato poco fa, dei progetti dell'inserimento sociolavorativo per le vittime di violenze di tratta, finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo, le colleghe della Sanità Maspoli e Prina che invece si occupano della rete sanitaria che coordina, come vi dicevo, tutti i referenti dei pronto soccorso. E poi, per quanto riguarda gli interventi contro la tratta, le colleghe della nostra direzione, la dottoressa Simone e la dottoressa Doro, che si occupano appunto dei progetti Piemonte in rete contro la tratta, che magari avete già anche sentito, si vengono portati avanti da diversi anni e sono molto importanti. Questo per noi è più o meno quanto avevamo pensato potesse essere utile raccontarvi. Cristina, vuoi aggiungere qualcosa? Siamo qui. Tutto quello che invece ritenete utile voi, siamo disposti. Grazie ad Antonella, grazie a Cristina. Ci sono altre domande? Sì. Pronti. Oggi con problemi economici c'è una riduzione di punti o luoghi sicuri e protetti. Ci sa dire quanti sono? Non ho capito bene, mi può ripetere gentilmente? Allora, ripeto con un linguaggio diverso. A ieri c'erano 10 case protette, oggi quanti ne sono rimasti? Allora, le case rifugio, come noi le abbiamo definite e disciplinate, al momento autorizzate in Piemonte sono 2. E non sono quelle, sono le uniche che sono state attivate dall'entrata in vigore della legge 16. Con il nostro bando, la prima e la seconda edizione del nostro bando regionale, ne andremo ad aggiungere altre 6. Ciò non esclude che, come dicevamo prima, vi siano delle altre risorse sul territorio che possono essere o comunità genitore bambino o gruppi appartamento o accoglienze gestite dal volontariato che comunque nel corso del tempo e tuttora assicurano l'accoglienza anche delle donne vittime di violenza. Grazie, ma quanti posti ci sono oggi e con l'ufficiale e con gli appoggi di associazione o supporto o condizione semi privata?
Saremo in grado di dirlo quando avremo completato questa prima mappatura, perché noi al momento abbiamo solo il dato delle case rifugio autorizzate come tali. Possono avere un massimo di 12 posti ciascuna e quindi i conti sono presto fatti. Anche quando noi le avremo attivate, avremo attivato anche quelle che stiamo finanziando adesso, saremo su un ordine di grandezza di questo tipo. Abbiamo una rete invece molto più consistente di servizi di accoglienza di altro tipo, che sono le comunità genitore bambino e i gruppi appartamento, per i quali però non disponiamo di un dato specifico che ci dica degli ospiti quante sono donne che vengono accolte per problemi di violenza o quante invece sono nuclei mamma bambino o donne sole che vengono accolte per problemi di altro tipo, dall'emergenza abitativa alle esigenze di sostegno alle capacità genitoriali. Dunque io volevo fare una domanda o comunque un pensiero mio sull'importanza dell'insegnamento di partire ad educare il bambino fin dall'infanzia, nella scuola, attraverso l'educazione dei genitori, attraverso gli insegnanti e le istituzioni. Però mi chiedo, io sto vivendo una realtà da tanti anni, vivo in Canavese e davanti a me ci sono, proprio davanti a casa, ho queste delle prostitute che sono lì. Non tanto che diano fastidio a me, però ho visto una realtà in questi anni in cui mi sono proprio illuminata e ho detto, caspita, parliamo tanto di educazione, di informazione, di far capire ai ragazzi che quanto vale la donna, che non è un oggetto, ma non facciamo niente per togliere questa situazione dalle strade, in cui vedo bambini di 8 anni con ragazzini, col ragazzo più grande si fermano. Questi ragazzi, lo sappiamo ormai tutti, il bambino prende l'esempio dall'adulto. Fino a che punto può essere importante insegnare attraverso la scuola, con delle parole, quanto può essere vero per loro quando poi la loro realtà nelle strade è di vedere l'adulto che si ferma e compra l'oggetto? Cioè, mi chiedo, questo ragazzo che cresce è educato, la realtà, quella che tocca con mano è quella, più che le parole che può percepire e sentire attraverso istituzioni, scuole, genitori, eccetera. Ho visto un adulto che si è fermato, aveva un ragazzino vicino a sé, gli ha detto aspetta che io vado lì, cioè io vedo queste realtà da tanti anni, perché non si fa niente? Perché questa è educazione anche, è di lì che bisogna anche capire che poi, perché c'è sempre più violenza, perché anche attraverso questa realtà i bambini e i ragazzi crescono vedendo la donna come un oggetto che si può comprare e si può fare di tutto, ma perché politicamente non si fa qualcosa anche in questo senso? Grazie. Non è così facile la risposta, io credo. Non è soltanto, secondo me, un discorso politico, è un discorso proprio culturale che parte dalla scuola, ma secondo me fonda anche tantissimo nella famiglia. E poi ci insegna la pubblicità, che il più delle volte la donna è proprio vista come un oggetto, dal domopack che l'avvolge alla pubblicità della macchina che ti fa vedere la donna e non c'entra assolutamente nulla in quel contesto. È un discorso culturale, è un discorso di educazione che andrebbe affrontato nella famiglia, nella scuola e proprio nella realtà che... Sì, ok, d'accordo, però forse chi vive in città e non vive dove vivo io in questo contesto, io mi ricordo che quando ero ragazzina lì ci sono tante strade di campagna che portano un fiume, non si può più andare adesso, solo l'anno scorso un padre di famiglia del mio paese con il quale ho parlato mi ha detto guarda, era un sabato, ho preso mio figlio per andare a fare un giro in bicicletta in mezzo in campagna, in estate, meno male che non è venuto quello più piccolo, perché mi sono trovato davanti ad una scena a luci rosse che dico, cioè, come posso io dire a mio figlio
questa è una cosa che non si fa, la fanno solo i cattivi, cioè è un esempio che comunque il ragazzo lo assorbe. Ed è una realtà veramente terribile. Poi si parla tanto di educazione, di violenza alle donne, ma secondo me un grosso intervento potrebbe essere fatto dalle amministrazioni, per esempio. O dalle donne, madri di famiglia, che devono capire a un certo punto bisogna fare qualcosa. O dal punto di vista educativo, il padre che dice semplicemente questo è un esempio da non imitare. Sì, lo so, però. Brevemente. Rivolgersi a Help Donna, che è un servizio della regione. Io volevo intervenire sul discorso di cultura, differenza di genere. È un fatto antico che è entrato nella società anni indietro. Se noi pensiamo alle leggi che c'erano, e soprattutto uno, al diritto di famiglia. Il diritto di famiglia ti diceva che la donna era subordinata all'uomo. E questo è stato cambiato, quindi, nel 78, quindi noi partiamo con una cultura generalizzata dove nelle leggi eravamo subordinati all'uomo. Di conseguenza questo concetto di servilità, di subordinità, di essere subordinata all'uomo è cresciuta insieme alla nostra cultura. Quindi uno dei punti fondamentali è anche questo, perché aspettare 30 anni dalla legge che noi abbiamo avuto diritto al voto, non quello del referendum, ma del 48, arrivare nel 78 a dover cambiare le leggi, perché io ricordo che ero una vecchia donna dell'Udi e avevamo il gallo rappresentato nelle manifestazioni che si facevano allora nell'Unione Donne Italiane. C'era un gallo che aveva perso la cresta perché non era più il padrone della famiglia, quello che decideva, e questo secondo me, ma secondo anche la cultura che emerge ancora adesso, l'uomo che magari ha più forza, via dicendo, è un tramandarsi di questi effetti, di queste culture, perché se noi quelli di una certa età pensano all'atteggiamento che avevano le mamme verso i papà, ecco, che bisognava ascoltarlo, e quindi è un qualcosa intrinseco di noi stessi. Poi è anche vero che chi è più forte domina, ecco, non voglio nascondere questo, però deriviamo da una cultura molto arretrata nel differenze di genere, secondo il mio modo di capire. Ecco, uno dei motivi in cui sono intervenuta nella scuola è proprio per cominciare a valorizzare le differenze di genere, ma non solo riguardanti le donne, ma anche delle persone differenti di noi. Ci sono culture diverse all'interno alla nostra Italia al giorno d'oggi, di conseguenza ci sono metodi e modi molto diversi, religioni diverse, quindi il rispetto di genere è la cosa più importante perché una persona si senta a casa sua. Grazie. Invece, tornando proprio sull'argomento, ci sono delle domande specifiche? No? Sì. Allora, al di là di... Scusate, mi assesto. Al di là di quello che ci viene... utilizzo il termine insegnato perché effettivamente nel mio caso mi vengono insegnate tante cose. E ho anche messo che eventuali percorsi formativi futuri sono considerati molto interessanti per quanto mi riguarda. Ma tra noi poi si ciacola, ci sono i commenti. E io credo che questi commenti vi servano anche, perché se no così. Allora, un commento era, mi sa che ci si sta prendendo un po' in giro. Allora io dicevo, attenzione, sono percorsi diversi, bisogna proseguire in quell'ambito, nel discorso della formazione, dell'informazione, dell'allestimento di realtà di aiuti, eccetera. Ma è chiaro che l'influenza politica, cioè la responsabilità politica,
deve andare anche un pelino di pari passo, perché questo, il problema della prostituzione su strada, al di là del fatto che non è più reato l'esercizio della prostituzione su strada, è in effetti un enorme problema che può addirittura vanificare o perlomeno non aiutare assolutamente quel percorso formativo di cui invece si sta cercando di, che si sta invece cercando di portare avanti. Lì c'è effettivamente una responsabilità politica importante, eh? È chiaro che adesso sottovoce si dice che qui c'è il problema del riaprire o meno le case chiuse, perché se ne parla, è inutile che ce lo o la creazione di aree che nessuno vuole, è un problema enorme di cui tutti siamo ben coscienti, quindi la responsabilità politica è assolutamente importante. Lei poi mi diceva una cosa meravigliosa e che mi sembra che deve assolutamente dire, e cioè mi è parso di comprendere che al di là che io, del fatto che io vivo la stessa realtà, cioè io arrivo da Rivalta di Torino e nelle nostre strade è una visione continua di donne che io voglio credere vittime, perché non riesco ad accettare il fatto che abbiano scientemente voluto intraprendere una strada di questo genere, che ovviamente mi fanno una pena pazzesca. Poi sono anche, ci aiutano molto nell'identificare coloro che abbandonano i rifiuti abusivamente, ma questo non c'entra nulla. Lei ha questa famosa cascina e dice che da anni, e mi è parso di intuire che ci siano problemi di carattere burocratico, vorrebbe aprire un centro di aiuto a donne vittime di... Ecco, mi sembra che questa sia una cosa che lei deve dire. Si chiama solidarietà femminile, non lo voleva dire lei, lo dico io. Posso parlare quasi un attimino? Detto tutto. La domanda, se ho ben capito, è: io mi propongo, posso eventualmente propormi e decidere sul mio territorio, a casa mia, aprire un centro? È questo che volevi dire? Perché no, ecco. Visto che ho iniziato ad accennare adesso la ormai cosa. L'ha detto e quindi... Sì, no, le stavo dicendo, è un cascinale di 1000 metri quadrati, tutto chiuso, che non riesco a farne niente perché è troppo grosso, o lo regalo, insomma... Però io dall'età di 14 anni, perché è un bene che è stato acquistato dalla famiglia, che dentro di me c'è sempre stato il desiderio di creare un centro per aiutare i più deboli, no? Donne, bambini, eccetera. Sì, beh, insomma, lo dico perché se ci fosse l'opportunità di poter approfondire e parlarne per vedere se riesco in qualche modo con partnership con ad avviare questo discorso, sarebbe un sogno nel cassetto che realizzo, ecco. In che paese? A Front Canavese. Ah, sì. Posso parlare un attimino? Io sono molto d'accordo con loro due, perché è vero, bisognerebbe dare uno sguardo a livello politico di cercare di rimettere di nuovo un po' in sesto forse la legge Merlin, perché è vero, le nostre strade di provincia, io vengo da un paese che si chiama l'Ombriasco, sono al confine con la provincia di Cuneo, se uno parte da Stupinigi e va fino al mio paese, almeno una quarantina di queste signore le si trovano. I bambini in macchina ti fanno delle domande e ti chiedono anche delle cose, e si vedono anche delle cose veramente luci rosse. Allora, se tu chiami e mandi il vigile o i carabinieri o la polizia, questi signori qui ti vengono a dire non possiamo far niente, perché tra di loro si parlano telefonicamente e fuggono nei campi. Se non sono più sulla strada pubblica, tu non puoi più farle niente. Per cui, allora, io ho cercato di andare a parlare con queste signore qui, a vedere se si riusciva a fare qualcosa. Queste signore qui arrivano dai loro paesi, io dico, non so se posso parlare in questo modo, in Nord Africa o di là sono un po' più vittime, ma le signore di colore bianco di pelle non sono assolutamente vittime, e ve lo dico io perché hanno delle macchine incredibili sotto il sederino. È così, e la realtà è questa. Fatevi un giro, prendetevi una macchina, uscite da Torino, da Corso Unione Sovietica, e vi fate il giro. Rivalta, Orbassano, Vinovo, L'Ombriasco, Carmagnola, è veramente... Il pullman delle 10 che arriva da Torino scarica solo più. Io l'ho preso un giorno.
Niente, scusate, in realtà questa bisogna anche prenderci, perché fa parte dell'educazione, purtroppo. Grazie. Mi presento, mi chiamo Maria Mediati e non sono un'eletta, ma la mia battaglia contro queste cose qui è da parecchi anni, da quando ho iniziato la mia professione. Io faccio l'estetista. E purtroppo abbiamo presentato parecchi esposti con le varie associazioni, siamo riusciti a far chiudere un centro massaggi che invece era prostituzione, ho discusso con tutti i vari assessori, continuo le mie battaglie, non sono stata ricevuta solo da Fassino, ma adesso vedremo anche di far questo, abbiamo portato tutti i ritagli di giornale, ma non solo, la donna è vista male, perché noi abbiamo un garante dell'editoria che non gliene è fregato niente per i nostri esposti, perché se un garante dell'editoria permette su tutti i giornali, su tutte le testate, che ci siano proprio gli annunci di gente che si prostituisce, di centri massaggi cinesi e non cinesi, che sappiamo benissimo cosa fanno, ma non c'è bisogno di andare a Rivarolo, a Rivalta, perché è bastato a luglio in via Pianezza, ore 15, una donna passava con la sua bambina di 9 anni e c'era una bella signorina che faceva un trattamento orale in piena strada. Il giorno dopo, per mettere a tacere la situazione, c'è stato un raid contro le prostitute. Ma cosa facciamo i raid contro le prostitute? Mi sono inalberata con tutti quelli che potevo, ho detto qui c'è da riconoscere soltanto, riapriamo le case chiuse, siamo in spending review, vengono, pagano le tasse, in più vengono tutelate, controllate, non ci sarebbero i magnaccia, non vedo il perché non possiamo farlo. Questo va contro la dignità delle donne, va contro la dignità dei bambini, dei ragazzini che vedono questo è uno schifo. Nel 2012 e 13 Fassino aveva detto che lui avrebbe garantito questa cosa qui, io tutti i ritagli di giornale, non ha mantenuto le parole e questo è veramente vergognoso. Ma perché noi dobbiamo pagare le tasse? Per quale motivo? Per quale motivo? E poi vedere lo schifo in giro, questo è uno schifo. Perché questo vuol dire tutela, non vogliono, perché basterebbe farlo. Non so se avete visto la trasmissione, ieri c'è un trans che vuole pagare le tasse e non gliele fanno pagare e adesso gli mandano l'ufficio delle entrate. Cioè siamo all'assurdo più assurdo. Sappiamo tutte queste cose e non si fa nulla. O facciamo come in Colombia. In Colombia le donne, per far sistemare le strade, sapete che cosa hanno fatto? Hanno fatto il movimento delle gambe incrociate con i loro uomini, così gli uomini si sono mossi con i politici, con tutti, hanno aggiustato le strade. Ditemi se dobbiamo arrivare a questo punto. Io. Ma sono state più furbe! Sono più furbe quelle dell'antica Grecia, difatti. Vi chiedo scusa, ma noi dovremmo anche chiudere. Certamente. Alla domanda che aveva fatto la collega Cristina, tu puoi eventualmente dare una risposta? La signora diceva, io ho una struttura, posso eventualmente metterla a disposizione? La invitiamo a venirci a trovare, così le illustriamo bene quali sono tutte le varie tipologie di strutture che si possono attivare ed eventualmente vediamo anche i dati che noi avremo rispetto al territorio, dove sono più diffusi i servizi. Volentieri. Perfetto, certo. Io vi ringrazio, le slide che sono state proiettate verranno poi messe sul sito, io vi indicherò l'indirizzo esatto dove poterle scaricare, le troverete però, vi dico subito, a conclusione del percorso formativo. L'ultimo incontro è previsto il 12 di dicembre a Cuneo, per cui diciamo che dal 13 troverete tutto quanto il materiale. E a conclusione del percorso formativo verrà inviato a tutte quante voi che avete partecipato un attestato. Io vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono osservazioni sapete dove potermi contattare, sia con posta elettronica che telefonicamente. Alla prossima.